Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la sanità con i nuovi spazi all'ospedale di Chieti nei reparti di malattie infettive e pneumologia. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione alla presenza del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio che ha detto che quasi certamente le zone rosse per Pescara, Chieti e province saranno prorogate. Allora, vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Si va verso la conferma della zona rossa nell'area metropolitana Pescara-Chieti e nelle rispettive province. Lo ha fatto intendere questa mattina a chiare note il presidente della regione Marco Marsilio, spiegando che i dati sui contagi e i ricoveri sono ancora piuttosto alti. In Abruzzo è stata tra l'altro superata la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva, che ha toccato il 37%. Purtroppo devo dire che i numeri continuano ad essere molto alti e la pressione ospedaliera non solo non si allenta, ma negli ultimi giorni, anche se non in maniera vorticosa, c'è come dire un rallentamento della crescita, ma continuiamo ad avere crescita nel numero di persone ospedalizzate. Questo va detto con chiarezza perché il nostro principale parametro è sempre stato quello. Quando gli ospedali si riempiono, non c'è solo un problema degli operatori e delle persone che si ammalano di Covid. Quando gli ospedali si riempiono, siamo costretti a chiudere le altre terapie, a garantire soltanto le terapie tempodipendenti e quelle oncologiche, quindi a ridurre sempre più il diritto alla salute di tutti gli altri cittadini. È questa la ragione per la quale, quando dobbiamo registrare una pressione del genere, siamo chiamati a fare delle restrizioni che sono dolorose. Ma io spero e continuo ad invocare da parte del governo, che finalmente è entrato in carica e ieri ha completato anche con i sottosegretari il proprio organico, che adesso non si perda più tempo e che quel decreto ristori che è da Natale che viene annunciato, magari prima di Pasqua sia davvero operativo e possa consentire alle persone di tirare un sospiro di sollievo e di essere minimamente ristorate del danno economico che stanno subendo. Per quanto riguarda le altre zone rosse nell'Aquilano, tutto dipenderà da quelli che saranno i numeri da analizzare nel weekend. I dati vengono sottoposti a costante monitoraggio nel rapporto con i sindaci, quindi ieri stesso ho chiesto all'ASI, in particolare io ho avuto da due sindaci, non da cinque, perché mi pare che Ateleta abbia anzi invocato la zona rossa, quindi non diamo informazioni sbagliate. Ci sono due sindaci che hanno chiesto una revisione di questo provvedimento alla luce del fatto che è vero che negli ultimi c'era stata questa crescita di un certo fattore. Adesso non sto qui con i tecnicismi, ma noi ci affidiamo ai tecnici che su base scientifica registrano un incremento dei dati e quindi in maniera precauzionale siamo chiamati ad adottare provvedimenti. Soddisfatto infine il presidente della regione dell'aumento di posti letto nei reparti di malattie infettive e pneumologia del Santissima Annunziata, dove questa mattina c'è stata una breve cerimonia. Questo fa parte di quella rete potenziamento Covid che, se avessimo avuto i poteri per realizzarla tra maggio e luglio, quando venne fatto il decreto, oggi avremmo, come dire, già da lungo tempo messo in campo. Finalmente, avendo avuto i poteri a ottobre, nel pieno rispetto dei tempi, anzi con tempistiche brucianti rispetto alla normalità della pubblica amministrazione, noi stiamo consegnando nuovi posti letto che proprio in questo momento arrivano, come dire, come acqua per gli assetati, quindi una situazione molto pesante oggi la pressione sanitaria, e poter mettere a disposizione questi 13 posti è davvero molto molto importante. La Regione ha chiesto al Governo un maggior numero di vaccini per far fronte alle richieste e alle esigenze della cittadinanza. A confermarlo è l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, che ha parlato anche dei problemi legati alle varianti del Covid. Sentiamo. La Regione Abruzzo ha chiesto al Governo un maggior numero di vaccini, lo ha fatto nel corso della conferenza Stato-Regioni di questa mattina. Le dosi sono insufficienti, anche se in prospettiva si lavora anche al vaccino con una sola somministrazione. Sulla variante sudafricana si aspettano i risultati dello Spallanzani di Roma, così l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. Le varianti nella nostra regione, voi sapete che sono in un numero elevato, in alcune province hanno raggiunto anche il 70% e ha in
indotto il Presidente e quindi il Comitato Tecnico a mettere in atto misure restrittive. Proprio per questo motivo, proprio oggi in una conferenza Stato-Regioni abbiamo chiesto di poter avere più vaccini, quindi il problema non è il tampone, ma soprattutto avere vaccini, che risulta essere l'arma più importante per combattere questa pandemia. Il governo Cernale ha esaminato queste richieste, consapevole di questo fabbisogno, si sta valutando anche la possibilità di dare un'unica somministrazione di alcuni vaccini come l'AstraZeneca per permettere a un maggior numero della popolazione di essere vaccinato. Il piano vaccinale prosegue così come stabilito, avevamo nell'ordinanza definite le priorità, nella circolare abbiamo aggiunto gli over 80 e tutte le realtà che stiamo vaccinando, man mano arrivano le dosi, ma soprattutto il piano vaccinale nazionale, aumenteremo la popolazione da vaccinare. Adesso la cronaca giudiziaria: si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio a cui sono stati sottoposti questa mattina Settimio Santilli e Filippo Piccone, che sono rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune di Celano, finiti nella inchiesta denominata Acqua Fresca. Piccone ha manifestato anche l'intenzione di dimettersi da vice sindaco della città marsicana. Vediamo. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Settimio Santilli e Filippo Piccone, rispettivamente sindaco e vice sindaco del comune di Celano, e Piccone si è anche dimesso dalla sua carica dopo l'interrogatorio di questa mattina in streaming davanti al GIP del Tribunale di Avezzano Maria Proia. I due sono i personaggi di spicco dell'inchiesta Acqua Fresca, che ruota attorno a presunti appalti pilotati per un importo di oltre 13 milioni di euro da parte dell'amministrazione comunale di Celano e che conta 56 persone indagate, di cui 25 oggetto di misure cautelari. Piccone, 59 anni, ex senatore deputato di Forza Italia e PDL ed ex coordinatore regionale proprio del Popolo della Libertà, è in carcere a Vasto e per lui il legale Antonio Milo ha chiesto la scarcerazione di domiciliari per problemi di salute, mentre il sindaco Santilli si trova agli arresti domiciliari. L'ex deputato, tra le altre cose, è accusato anche di concussione sessuale per aver perpetrato ricatti a sfondo erotico nei confronti di una giovane di Avezzano difesa dall'avvocato Roberto Verdecchia, che parla di un quadro probatorio costituito anche da video ed intercettazioni che restituisce quantomeno una situazione anomala all'interno del comune di Celano. Qui gli inquirenti hanno alzato il loro livello, sia gli inquirenti investigativi che hanno effettuato l'operazione, sia la procura, e hanno decisamente migliorato la tecnica e l'approccio nei confronti di alcuni reati, al di là dell'ipotetica concussione sessuale commessa da Piccone, dove è coinvolta anche la donna. Però hanno alzato il livello anche per quanto riguarda gli altri tipi di reati oggetto di contestazione nella corposa ordinanza di 520 pagine. Sono ipotesi che chiaramente tutte ancora da verificare, che però con le intercettazioni telefoniche, ambientali, con le riprese, danno un quadro probatorio di un qualche cosa, io lo chiamo di anomalo, che si stava verificando e si è verificato molto probabilmente all'interno di un'amministrazione. E ancora a cronaca con la tragedia che si è consumata all'ospedale Mazzini di Teramo questa mattina attorno alle 11, quando un paziente di 79 anni di Castellalto è precipitato dal quinto piano dell'ospedale nel reparto di medicina in cui era ricoverato. Inutili per lui i soccorsi, a quanto si apprende da un comunicato dell'ASL, l'anziano era risultato negativo al tampone e non era quindi collegato a casi recenti di positività al Covid che si sono registrati nel reparto di medicina nei giorni scorsi. L'ASL ha fatto sapere appunto in una nota che il paziente di Castellalto ha forzato i fermi di sicurezza della finestra della camera singola in cui era ricoverato ed è precipitato. Dunque questo quanto si apprende dalle fonti sanitarie.
Proseguiamo ora con il nostro telegiornale, voltiamo pagina. Il lockdown ha inasprito i casi di violenza sulle donne da parte degli uomini, così si complica una situazione già critica in quanto l'Abruzzo è sopra la media nazionale per i casi di violenza domestica. Il gruppo antiviolenza del Tribunale di Pescara in 3 mesi ha portato a termine un centinaio di casi. Il servizio di Giuseppe Dintino. L'Abruzzo è sopra la media nazionale per numero di casi di violenza sulle donne, una statistica che emerge dal quantitativo di denunce, che però è solo la punta dell'iceberg. La maggior parte delle violenze, infatti, rimangono ferite che le vittime sopportano in solitudine. In Abruzzo, paradossalmente, c'è tanta e direi troppa violenza domestica. Quindi vuol dire che dobbiamo affinare le forme di tutela e questo è il nostro è stato un tentativo per far fronte a questo, anche al dato numerico che, come dice lei, è emergenziale a mio parere. Quindi ognuno deve fare la propria parte. E la coabitazione forzata imposta dalle restrizioni Covid ha acuito quella che è una vera e propria emergenza sociale. Nei mesi di marzo e aprile 2020, in pieno lockdown, un omicidio su due in Italia è stato un femminicidio. Nel 90% dei casi l'assassino è il partner o l'ex partner. La prima fase della pandemia, appunto, è noto, ormai ne parlano tutti, è stata una debacle sotto il profilo, appunto, non solo dei morti ma anche delle violenze soffocate nelle abitazioni. Io credo che, insomma, come tutte le cose, anche la giustizia si è adeguata alla pandemia. E credo ha fornito quello che può essere ritenuto, secondo me, una prassi unica anche nel territorio nazionale, una prassi, mi augurerei, anche diciamo esportabile altrove, perché forse nessuno avrebbe sperato in tanta risposta valida, efficace, tempisticamente adeguata. 3 mesi fa al Tribunale di Pescara è stato inaugurato il GAV, il gruppo antiviolenza, che in questo tempo ha concluso un centinaio di casi e grazie alla sinergia tra forze dell'ordine, servizi sociali e centri antiviolenza, ha detto il procuratore aggiunto. Noi abbiamo aperto un luogo che è, appunto, come vede lei, è accessibile ed è aperto sempre, con una reperibilità continua, e questo è stato un vero e proprio polmone di questa esperienza. È stata efficacissima, è stata un'esperienza di grandissimo successo, diciamo, processuale, perché in pochissimi mesi, con un gruppo di lavoro dedicato, specializzato e soprattutto una risposta a 360 gradi, sono stati chiusi tantissimi, appunto un numero francamente inaspettato, di casi umani e poi giudiziari sulla violenza in generale sulle donne e sui minori. Resta alto il numero di contagi nella città di Chieti, dove le scuole saranno chiuse fino al 7 marzo. Torneranno anche gli screening per la cittadinanza. Qual è la situazione ad oggi a Chieti? Tra l'altro ricordiamo che la zona rossa ci sarà fino al 28 di febbraio, lei però ha già precisato, lo ha fatto nei giorni scorsi, anzi ha già adottato alcune ulteriori restrizioni per quanto riguarda la città di Chieti fino al 7 marzo. Decisione concertata con tutte le istituzioni, dal direttore della ASL al direttore del SIESP, al prefetto e alle forze dell'ordine. Questo perché lunedì mattina sulla mia scrivania è arrivato il report della sola giornata di domenica, perché ricordiamo che da un paio di settimane il centro di tamponi molecolari, il drive-in del Palatricalle, funziona anche di domenica mattina. È arrivato questo report con ben 89 contagiati in un solo giorno, il massimo del numero che Chieti avesse mai avuto, non solo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ma addirittura dall'inizio della pandemia. Ovviamente ho fatto un giro di telefonate convulso nella mattinata e le istituzioni mi hanno consigliato di inasprire la già ordinanza del Presidente Marsilio, che aveva messo Chieti e la provincia di Chieti in zona rossa. Questo perché?
perché nelle giornate di sabato e domenica precedenti, complice forse la bella stagione e il bel tempo, tantissimi concittadini avevano affollato la villa comunale e le strade del centro storico. Ho quindi dovuto prendere una iniziativa a malincuore, per l'amore di Dio, però necessaria per frenare il contagio, e insieme con questa decisione ho dovuto ribadire la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche gli asili e gli asili nido anche privati, fino al 7 di marzo. Il 7 e l'8 di marzo faremo un nuovo weekend di screening, cercheremo di aggiustare il tiro per un target più mirato agli studenti, soprattutto delle scuole superiori e medie, e dei lavoratori dipendenti. Proseguiamo spostandoci a Teramo. Tra gli effetti della pandemia ci sono anche le difficoltà nei rapporti tra pubblici uffici e cittadini. Per questo il Comune ha voluto istituire uno sportello unico telematico dell'edilizia per cercare di snellire le pratiche legate alla ricostruzione privata. Il servizio è di Tania Bondici Castelli. La pandemia ha profondamente mutato i rapporti tra uffici pubblici e utenza, e le cose sono peggiorate moltissimo, soprattutto nell'ambito delle pratiche per la ricostruzione privata. Così il Comune di Teramo corre ai ripari ed istituisce uno sportello unico telematico per l'edilizia per snellire le procedure che richiederebbero un tempo infinito se sottoposte all'obbligo di appuntamenti in presenza con i cittadini. La pandemia ha sicuramente dimostrato quanto sia necessario, quanto sia fondamentale accelerare il rapporto telematico, informatico, anche e soprattutto per abbattere i tempi, per semplificare le procedure, per agevolare l'attività dei professionisti e in particolare per agevolare in questa fase, soprattutto nel nostro territorio, il percorso di ricostruzione, la ricostruzione privata che con l'ordinanza 100 ha consentito appunto di semplificare le procedure grazie al lavoro del commissario Legnini e dei sindaci, e in questo contesto, in questo quadro, il passaggio del rapporto con i comuni e in particolare con il SUE, con lo sportello unico per l'edilizia, è fondamentale. A proposito di ricostruzione rapida, quando si vedranno i primi cantieri della ricostruzione? Abbiamo superato i 100 decreti, quindi di fatto la ricostruzione è partita. Ora dobbiamo spingere per la ricostruzione pubblica. Il 2021 è l'anno della svolta, è l'anno dell'accelerazione, dobbiamo continuare così. E a proposito di ricostruzione in ritardo, spesso stigmatizzato dalla cittadinanza, che si è accumulato per il recupero del palazzo del municipio in piazza Orsini, dipenderebbe proprio dal fatto che non tutto l'immobile pubblico, ci sono porzioni private, quindi la burocrazia riprende il sopravvento, una triste cartolina della città di Teramo. Le pratiche amministrative sono un po' più complesse perché mettere insieme i soggetti privati insieme alla parte pubblica è una problematica un pochettino così, un po' più complicata. Nello stesso tempo il sindaco sta pensando, attraverso il commissario per la ricostruzione, a chiedere i poteri speciali per uno di quelle strutture, proprio il Palazzo Orsini, che è la nostra sede comunale. Stiamo lavorando anche su questo, abbiamo fatto un incontro con l'ingegner Soccodato per vedere la possibilità di poter utilizzare questa opportunità, ma fermo restando che quando la proprietà è divisa tra pubblico e privato, diciamo che le pratiche amministrative diventano ancora più complesse rispetto alla quotidianità. E adesso lo sport, partiamo dal calcio di B. La partita di sabato per il Pescara è molto complicata, all'Adriatico Cornacchia arriverà un Lecce in fase di rilancio. Per ben sperare, i biancazzurri possono affidarsi almeno ai precedenti, piuttosto incoraggianti. Il match è stato affidato nel frattempo ad Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Il Pescara prova ad aggrapparsi alla cabala per sperare. I precedenti contro il Lecce in terra abruzzese sono incoraggianti, coi biancazzurri sconfitti una volta sola in terza serie nel lontano 59. Per il resto 19 vittorie e 17 pareggi, sempre tante le sfide nelle decadi dal secondo dopoguerra, e solo nell'ultimo decennio i precedenti si sono diradati. Dopo lo scontro nel gennaio 2007, campionato di Serie B e vittoria biancazzurra 2-1 con reti di Martini e Antonelli a ribaltare Tiribocchi, si è dovuto attendere il
novembre 2018 per un nuovo match tra le due squadre all'Adriatico Cornacchia. Altra vittoria per il Delfino, 4-2, quei gol di Mancuso, Gravion e la doppietta decisiva di Del Sole nel finale. In gol per i salentini Palombi e l'attuale biancazzurro Andrea Tabanelli, che siglò il momentaneo 2-2 salentino. Se dipendesse dai precedenti si potrebbero dormire sonni tranquilli, purtroppo per il Pescara però la classifica dice che battere questo Lecce in ripresa sarà una sorta di impresa. Tra i salentini sta migliorando Stefano Pettinari, il grande ex capocannoniere della stagione biancazzurra 2017-2018 e che sta scalando posizioni dopo essere rientrato a sorpresa a Lecce a seguito della cancellazione del Trapani. Sul fronte Pescara, oltre Tabanelli, sono ex Memusciai e Drudi. Se Drudi è abbastanza certo di una maglia nel trio di difesa, Tabanelli si contende il posto di mezzala con Macin, mentre per Memusciai è difficile pensare ad una maglia da titolare, più probabile una panchina. Lecce che ha diversi giocatori esperti e di valore, ma anche alcuni prospetti promettenti, come il centrocampista danese Morten Hjulmand e quello svedese John Björkengren, compagno di nazionale dell'ex biancazzurro Ingelsson. Per quanto riguarda due giocatori che mi hanno parlato del campionato italiano, sono Kruseski e Innesson, che appunto prima di venire qui mi hanno dato dei consigli e parlato molto bene del campionato italiano. Swanta had a good relation. Of course, it's a big dream to play in Serie A. I think it's every footballer's dream to play in Serie A. Of course, sarebbe un grande sogno per me giocare in Serie A, il sogno di tutti quanti, e spero un giorno di poterlo fare con il Lecce. To play in Serie A. Nelle ultime ore ha suscitato sdegno tra i tifosi biancazzurri la diffusione social di un vecchio video del giovane prospetto della Juventus, Nicolò Fagioli, con parole di offese verso i pescaresi pronunciate a mo' di ritornello di una canzone da discoteca. Video che lo stesso calciatore ha rimosso con tanto di scuse ai tifosi biancazzurri sempre sui propri canali social. E adesso la Serie C con le parole del direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, che in conferenza stampa ha smentito il fatto che il Diavolo sia in fase calante, rilanciando le ambizioni dei biancorossi, che possono puntare, se la forma li assisterà, alla posizione numero 3 in classifica. Vediamo. La mia analisi è che questa squadra può arrivare a degli obiettivi importanti. Ormai abbiamo capito quali sono anche i nostri difetti, li sappiamo, ci stiamo lavorando e quindi sono qui a confermare che questa squadra ci darà delle grandi soddisfazioni. L'importante è che ci sia anche un clima di assoluta positività intorno a noi, perché abbiamo bisogno di questo, una squadra che ha bisogno anche di fiducia, come è stato fatto in quel primo periodo, dove addirittura gli elogi erano anche esagerati, e dobbiamo continuare. Ma questa squadra ha vinto contro il Bari, contro il Palermo, contro il Foggia, contro il Catania, contro la Juve Stabia. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando abbiamo i nostri calciatori in una condizione ottimale, condizione fisica, atletica, mentale ottimale, questa squadra è capace di vincere contro qualsiasi avversario. Continuiamo ad essere convinti di poter raggiungere anche quel terzo quarto posto che sembra lontanissimo, ma se noi riprendiamo ad avere calciatori in una condizione ottima, ci possiamo prendere delle belle soddisfazioni. Positività vuol dire che nelle prossime 11 partite, dove ne giochiamo 7 in casa e 4 fuori, vogliamo vedere un ambiente, purtroppo ci dispiace non poter avere i tifosi allo stadio, ma vogliamo vedere un ambiente che sia totalmente a difesa anche di questo gruppo, a difesa di questa società, di questa proprietà. Noi non vediamo, credimi, un periodo negativo. Noi stiamo lavorando sui nostri difetti, ma sappiamo bene che siamo anche una squadra che in qualche modo, quando è al massimo, quando ha degli equilibri tattici, tecnici, dove ci sono tutte le condizioni e tutte le componenti vanno in una direzione, noi siamo capaci di vincere con qualsiasi avversario. Dettore, ti chiedo, siccome tu prima hai parlato di calo o comunque momento di appannamento soprattutto dei big, ti chiedo se nel loro calo può aver inciso l'incertezza sul futuro
e allora di conseguenza se ci sono discorsi o no avviati per prolungare giocatori come Bombaggi, Costa Ferreira, insomma quei giocatori di cui parlavi giustamente prima che in un certo momento hanno avuto un calo di condizione. E con alcuni di loro vorremmo già iniziare, stiamo così chiacchierando, ancora non entriamo nei dettagli, ma vorremmo già iniziare a ragionare per l'anno successivo. Io sono abituato a ragionare sempre in prospettiva al di là del mio contratto e siamo andati a prendere Bellucci, Chiere Mateng, anche lo stesso Luca Lombardi, sono ragazzi che per me sono più operazioni di prospettiva e quindi questo vi fa capire che per me è l'ultimo dei problemi. A me interessa solo lavorare e ovviamente non riesco a guardare oltre. Potrei anche avere un contratto pluriennale, ma non mi cambia assolutamente la sostanza. Giuseppe Paci, ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo o l'esercitare l'opzione per il secondo anno? Mi pare che ci sia sul suo contratto. Dobbiamo solo continuare a far bene, perché poi verrà tutto naturale. La Serie D con il turno infrasettimanale del girone F che si è giocato ieri pomeriggio, valido per la seconda giornata di ritorno al Castrum, finisce 1-1 il derby fra Giulianova e Vastese. Roberta Di Santo. Termina 1-1 il derby tra Real Giulianova e Vastese, giocato al Campo Castrum per via dei lavori di manutenzione al manto erboso del Fadini. Un pareggio giusto, quello maturato al termine dei 94 minuti, che fa registrare una Vastese non in palla come nelle ultime uscite. Un solo giro di lancette e gli ospiti si fanno subito pericolosi, con Martiniello che approfitta dell'errore di Caso in disimpegno e Pennella, un lob a scavalcare Mora che si stampa sulla traversa. Brividi per il Giulianova che riesce a contenere le fonti di gioco vastesi, ma non ad imbastire una manovra pericolosa. Bisogna attendere la mezz'ora per una reazione, quando Cesario tenta la girata sotto misura con la sfera che viene ribattuta in calcio d'angolo. Ancora Giulianova al 37esimo con Paudice che in contropiede impegna Di Rienzo. La gara è godibile e agonisticamente combattuta da entrambe le squadre. Un minuto più tardi si accende Mamona che riparte in velocità a spazio il numero 10 vastese, che salta un avversario e va alla conclusione, ma Galli è provvidenziale e salva il Giulianova. L'appuntamento col gol però è solo rimandato di qualche minuto. Al 44esimo infatti Mamona è velocissimo a raccogliere la respinta sul tiro di Martiniello e a piazzare la girata vincente per l'1-0 ospite. La ripresa fa subito sussultare i tifosi che intanto si sono assiepati numerosi sul ponte adiacente lo stadio. Passano appena 19 secondi e ancora Mamona sfiora il raddoppio, con Mora che distinto si salva con la punta delle dita tenendo a galla il Giulianova. La risposta dei locali al 9° minuto, quando D'Antonio dalla sinistra imbecca Paudice, ma la conclusione è da dimenticare, con la sfera che si impenna e l'occasione per il pari sprecata. Col passare dei minuti però la tenuta della Vastese, complici anche gli impegni ravvicinati, cala e il Giulianova si fa più pericoloso. Al quarto d'ora Danna pennella il traversone in aria per il neoentrato Antonelli, che viene fermato da Di Rienzo fallosamente, secondo il direttore di gara Guerra, che ben appostato indica il dischetto senza esitare. Dagli 11 metri Paudice spiazza Di Rienzo e riequilibra le sorti del match. Ora i locali, galvanizzati dal pareggio, insistono e al 22esimo Cesario troverebbe anche il gol del sorpasso, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Girandola di cambi poi per i due tecnici, con D'Addario che richiama Martiniello per Francese e Bitetto che sostituisce Danna e Cesario con Cipriani e Barlafante, ed è proprio il classe 2000 a mettersi maggiormente in luce nel finale di gara. Al 42esimo se ne va in contropiede e trova il filtrante che spacca la difesa vastese, ma Paudice si fa anticipare da Di Rienzo in uscita. Passano 5 minuti e ancora Barlafante se ne va in velocità, resiste alla pressione vastese ma non s'avvede dei compagni a centro area che avevano seguito l'azione e sceglie la conclusione personale col diagonale che sfila sul fondo. È di fatto l'ultimo sussulto del match, un pareggio che non serve a nessuno in chiave classifica, ma che allunga a 9 la striscia di risultati utili per la Vastese e dà morale ad un Giulianova più conscio delle proprie possibilità di salvezza.
Notaresco Corsaro sul campo del Rieti, la vittoria consegna alla formazione guidata da Massimo Epifani il secondo posto in classifica, il servizio di Stefano Recanati. Il Notaresco espugna il Gudini di Rieti battendo gli Amaranto Celesti per 3-2, dove la squadra di Epifani è stata brava a sfruttare al massimo le azioni create nell'arco della partita. 3-5-2 per Stefano Campolo, che rispetto alla gara contro la Vastese inserisce Sedac per Brumat e Galvagno per Signate. In panchina il nuovo arrivo Prandelli. Nel 4-2-3-1 di Massimo Epifani spazio per Palumbo alle spalle di Olcese, assente Bianciardi per squalifica, mentre rientrano Frulla e Massarotti. Fischia Silveira di Valdarno. Parte subito forte il Notaresco, che al decimo minuto è già in vantaggio 2-0. Al quarto minuto ripartenza veloce di Palumbo, bravo ad appoggiarsi per la corrente Banegas, ma la conclusione a botta sicura dell'argentino viene deviata in angolo. Dalla bandierina si fa perdonare il fantasista che, lasciato solo in area di rigore, batte Scaramuzzino. Il tempo di rimettere in gioco la sfera e il Notaresco raddoppia. Olcesi smarcato in area di rigore non riesce a concludere, la sfera arriva sui piedi di Marchionni, bravo di prima intenzione a mettere il pallone sotto il 7. Avvio shock per il Rieti, che prova una timida reazione al 17esimo con Orchi, il capitano, bravo sul secondo palo a farsi trovare pronto, meno sull'indirizzare la palla in porta. La partita gode di un buon ritmo con il Rieti che si catapulta in avanti, ma il Notaresco ad avere l'occasione per chiudere già l'incontro con la punizione di Frulla che finisce a un lato di un niente. I pericoli per gli abruzzesi arrivano ancora da azioni d'angolo, come al 37esimo, quando i padroni di casa la riaprono con il colpo di testa vincente di Montesi. I riatini ci credono adesso e sfiorano immediatamente il pareggio con Tomassone, ma il tiro dell'attaccante non trova per questione di centimetri da porta. Prima dell'intervallo occasionissima per il Notaresco, ma la conclusione di Olcese a botta sicura viene salvata da Scaramuzzino con l'aiuto anche della traversa. La ripresa riparte con gli stessi 22 in campo e con il Notaresco pronto a far male, ma Olcese, liberato al tiro da Marchionni, non trova lo specchio della porta. Fiutato il pericolo, il Rieti prova a riversarsi tutto in avanti con la squadra di Campolo pericolosa al decimo con Orchi che conclude al lato. Ancora Rieti al 12esimo da calcio piazzato con Montesi, ma questa volta tra lui e il gol ci sono i guantoni di Sciva che salva il risultato. Montesi tre minuti più tardi è protagonista in negativo per i suoi quando cicca clamorosamente la sfera e dà il via alla ripartenza di Banegas che arriva fino al limite dell'area e con il mancino batte Scaramuzzino. Con il triplice vantaggio la partita sembra finita viste le difficoltà dei padroni di casa a rendersi pericolosi, ma come un fulmine al ciel sereno arriva il gol che dimezza lo svantaggio. Punizione di Tomassone che trova libero in area di rigore Scognamiglio, abile con il piattone a mettere in rete. Protestano i rossoblù per una presunta posizione di fuorigioco. Il gol però non dà la carica ai reatini che anzi rischiano di capitolare ancora una volta al 43esimo quando Cancelli, messo giù in area di rigore, viene ammonito per simulazione dal direttore di gara. Al triplice fischio finale, gioia in casa Notaresco che con questa vittoria scavalca in classifica il Castelnuovo e adesso si trova a meno 4 dal campo basso e domenica prossima al Savini arriva il fanalino di coda agnonese. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi, il prossimo appuntamento è alle ore 19.